Aumentano i casi di contagio da Covid-19 a Torre del Greco. Dopo il lungo lockdown e la fase 2 che ha visto i torresi ripopolare le strade e i negozi della città, torna l'incubo contagio. Ad oggi a Torre del Greco sono 37 le persone positive al virus che si trovano in isolamento domiciliare. Ultimi due ragazzi di rispettivamente 22 e 23 anni, attualmente in isolamento domiciliare di rientro dalle località turistiche italiane. D'altra parte, incoraggianti i 79 casi di guarigione registrati nella giornata di ieri. Continua nel frattempo l'ulteriore attività di screening dei tamponi già praticati sul territorio comunale e ancora al vaglio delle indagini di laboratorio. Il centro operativo comunale, inoltre, sottolinea l'obbligo di autodenuncia entro le 24 ore al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, territorialmente competente per i cittadini rientranti dall'estero. Intanto si avvicina il giorno della riapertura delle scuole ed il timore di una nuova diffusione cresce sempre di più. Gli istituti sono al lavoro per garantire il ritorno tra i banchi di scuola in piena sicurezza, in un'ottica di collaborazione con le famiglie. Misurazione della temperatura giornaliera ed uso delle mascherine che vanno indossate all'ingresso, all'uscita e nelle situazioni di movimento. Quando si è seduti, se c'è un metro di distanza, si può abbassarla. Il bollettino in Regione Campania conta 225 positivi al coronavirus nell'ultimo weekend. Poche ore fa, il presidente Vincenzo De Luca ha annunciato: «Stiamo procedendo con migliaia di test sierologici per dare sicurezza».